Riesci a vedere quel sigillo al centro dello stagno? Se riuscissi a sbloccarlo, potremmo far defluire l'acqua. Il problema è che io sono un mezzo fantasma e tu sei inutile sott'acqua. Wow, molto gentile. Comunque, spingendo il meccanismo che tiene la catena, forse potrei riavvolgerla. Puoi provarci, ma non scivolare. Se cadi, non posso salvarti. Asciugare l'oasi sarà stata una buona idea? Ehi, hai comunque rivelato il sentiero. È questo che conta. Lo dici tu, non puoi sentire questo caldo. Forza, ti sfido fino al prossimo Emerald. Oh!
Che c'è? Questi Coco dovrebbero unirsi a un'altra unità, ma un nemico li ha bloccati qui. Non dovevi dare una mano con la ricerca degli Emerald? Faccio entrambe le cose. Sbrigati se vuoi combattere. Bel lavoro, soldati! Ora riuniamoci all'esercito principale! Sì, sei un ottimo supervisore, Nax. Ma la prossima volta prova a combattere, eh? È al corrente di cosa sono i Coco, vero? Perché cerca di aiutarli se il loro destino è già segnato? Thank you.
già visto tutto questo. Stiamo vedendo una battaglia del passato. Difese notevoli. Dovrei prendere appunti per la mia isola. Quanto pare le difese non hanno retto. Yeah.
robot l'ha colpito ancora. Quando saremo a casa voglio sapere tutto. Casa? Ti integrerò nel mio sistema. Ti darò il controllo di tutta Eggnet. Ti farò mettere in rete i miei robot. Sarai una ventata d'aria fresca dopo Orbot e Cubot. Sono tue creazioni, come me. Significa che sono i miei fratelli? Immagino di sì. Mi piacerebbe andare a casa. So che si tratta di due isole molto diverse, ma alcune di queste rovine mi ricordano quelle di Angel Island. Perché? Perché sono fatte di pietra. Ci sono tanti stili architettonici diversi sull'isola e diversi tipi di pietra. Inoltre queste rovine risalgono a periodi ben più remoti di Angel Island. Anche se i luoghi di culto e le strutture militari hanno dei tratti in comune. Ok, gli antichi e le Echidna non erano imparentati, ma devono essersi influenzati a vicenda. Ha ha ha!
cosa pensi delle guglie usate per contenere i Chaos Emerald? Contenere? No. Credo che servissero a proteggerli o a controllare il loro potere. Hai provato tu stesso il potere smisurato dei Chaos Emerald. Anche senza averli tutti, un paio avrebbero generato energia sufficiente per vivere bene. Abbastanza per alimentare le rovine, il cyberspazio. Chissà se... E se gli antichi non avessero più avuto a disposizione gli Emerald? Se fossero scomparsi per questo? Posso confermare che Sonic ha fatto più volte breccia nel cyberspazio ed è fuggito. Grazie al suo talento e una buona dose di tenacia, scommetto. Notevole. Parli di lui con rispetto, ma lo maledici sempre. Non lo capisco. Oh, io odio quel riccio. Ma ciò non toglie che sia un avversario formidabile. Lo rispetto, ma non per questo mi piace. Il tuo genio? E la sua abilità. Se solo voi due poteste lavorare insieme.